Sarà pubblicato a breve sul portale INPA e sul sito istituzionale il bando di concorso per 180 nuove assunzioni al Comune di Napoli. Funzionari socioeducativi, insegnanti di sostegno, agenti di polizia locale e funzionari tecnici che andranno ad aggiungersi alle 887 assunzioni effettuate dall'ente nel mese di giugno. Ci siamo resi conto che la prima cosa da fare per affrontare una sfida così difficile come governare una città come Napoli era quella di ricostruire una struttura amministrativa che negli ultimi anni, così come per tutti i comuni d'Italia, aveva subito un forte depauperamento sia numerico che qualitativo. Quindi investire sul capitale umano, concorsi, formazione, progressione. Oggi facciamo il punto con i segretari nazionali di CGIL, CISL, UIL, Funzione Pubblica, perché finalmente Napoli viene vista come una buona pratica e su questo l'amministrazione Manfredi sta investendo molto. L'occasione per annunciarlo è fornita dall'incontro nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino sul nuovo contratto di lavoro funzioni locali che ha visto al centro il caso Napoli. Con gli esponenti del Comune, il direttore generale Pasquale Granata, l'assessore al bilancio Pierpaolo Baretta, c'erano i rappresentanti delle maggiori sigle sindacali. Quello che noi chiediamo come organizzazione sindacale è che il governo si faccia carico di un sostegno straordinario ai comuni affinché da un lato gli strumenti di valorizzazione professionale siano la vera carta che in qualche modo rilanci l'attrattività nei confronti delle assunzioni negli enti locali e dall'altra parte sostenga un processo assunzionale che diventa sempre di più incrementale. Questo è fondamentale da garantire ai comuni e invece assistiamo a tagli che purtroppo rischiano di limitare le potenzialità di questo modello virtuoso che rappresenta anche il Comune di Napoli. Se si vuole essere coerenti, rinnoviamo i contratti, le risorse postate dal governo non sono sufficienti, eliminiamo tutte le penalizzazioni e il governo dica una parola su come vuole attuare la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il blocco del TFR. Se si fa questo, il lavoro pubblico torna a essere attrattivo. C'è una storia contrattuale di blocco di tutta la contrattazione della pubblica amministrazione di 8 anni, sia decentrata che nazionale, e questo ci colloca in una condizione di difficoltà che dobbiamo recuperare. Abbiamo anche altri temi importanti, io ne vedo uno fondamentale, la necessità di fare assunzioni. I servizi non possono essere privatizzati, devono avere degli organici sufficienti e dei professionisti. Il Comune di Napoli da questo punto di vista è un buon esempio. Vedo un comune che si sta mettendo al centro e che sta lavorando insieme.